Salve ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzio. Oggi naturalmente siamo alle 11 della mattina, il 17 febbraio 2013 e la località ve la dirò alla fine. Naturalmente, come avete già notato, Opinione di Luzio vi porta alla ribalta nel quello che sarà il suo camper tour del 2013. Logicamente in questa postazione voglio portare in risalto una cosa che mi ha scandalizzato, tanto per cambiare logicamente, che è quella che è la pubblicità della Caterpillar. Voto mi illumino di meno. Io con queste persone ce l'ho a morte, voglio dire, perché dopo la Robin Tax, non so se voi la conoscete, che naturalmente toglie i poveri per dare ai ricchi, grazie alle multinazionali energetiche che hanno fatto pagare negli ultimi 3 anni più di 300 euro sulle proprie bollette, e l'Authority ha fatto notare che logicamente c'è stata una traslazione della tassa su chi produce e distribuisce energia elettrica come ente operante nel settore, poi deve pagare una tassa allo Stato. Loro cosa hanno fatto? Hanno trovato dei cavilli a livello di bollette di fatturazione per rigirare questa tassa della Robin Tax al cittadino, per far pagare quindi la bellezza della somma di 1 miliardo e 600 milioni di euro, che ricapitate cada uno, si parla di oltre 300 euro sulle proprie bollette che si è andati a pagare non per costi energetici, ma perché le multinazionali, le tasse non gli piacciono pagarle, insomma, tanto per cambiare. E adesso la Caterpillar addirittura fa: ragazzi, per risparmiare e per far sì che fate cassa, cercate di fare vota mi illumino di meno. Ma col cazzo che mi voto mi illumino di meno, io voglio consumare la corrente perché ci devo vedere, non devo cascare dalle scale, non devo cascare dal letto, io devo vivere al caldo perché magari mi prendo i reumatismi, l'artrosi, ho la possibilità che magari mi ammalo, prendo l'influenza, il raffreddore. Ok, quindi voi dovete far votare al Parlamento di detassare l'energia, ok, e di far pagare a questi criminali che consumano alle spalle nostre, si arricchiscono con le belle ville, con le belle statuine, le belle donne immagine che gli fanno la lap dance alla Berlusconi Mania. Allora ragazzi, cosa mi voto? Mi illumino di meno, ragazzi. Qui mi illumino la crisi, voglio dire, che dobbiamo sempre diventare più morti di fame, oltre che le tasse sulle stufe a pellets, perché logicamente non si può più riscaldarsi con metano perché costa troppo, e allora anche la tassa sulle stufe a pellets. Non si fuma sigarette, si fuma tabacco, allora tasse sul tabacco, e quindi equipara tutti i servizi a un unico prezzo. E allora il consumatore cosa deve fare? Deve procacciare a delinquere. Questo è portato a fare, ragazzi. A voi Caterpillar, che siete di sinistra in teoria, che politiche fate voi con questo, eh? Che politiche fate? Volete far vedere che siete vicini al povero cittadino che non ha i soldi per pagare le bollette, voto mi illumino di meno e vi fate pubblicità? No, voi dovete gridare come faccio io adesso nella vostra radio per dire che siete una manica di ladri voi in Parlamento. Fate un bello slogan su quello: ladri, oppure cloro al clero, ok, che si dice addirittura che il Papa va via perché per gli scandali dello IOR e ha paura che va a finire che è indagato per truffa, per corruzione, per maneggiamento di soldi non in maniera propria, ma in maniera truffaldina a delinquere. Questo bisogna parlare, ragazzi. Basta a sensibilizzare il problema della gente e dire: allora ragazzi, tiriamo la cinghia e risparmiamo sull'energia, ok? O la politica, mettete i pannelli solari nelle case, me li pagate voi, non io, ok? Il vostro incentivo è il vostro che dovete dare alla green economy, non noi, eh? Questo vi voglio portare alla voce. Caterpillar, mi fate schifo. Arrivederci, ragazzi, siamo a Montignano. Con opinioni de Lucios.